ferma sempre un po' a chiacchierare, no? E io sono un po' quello che fa io e la Marta, veramente siamo un po' barzellettieri della palestra. Allora stasera ho deciso di esibirmi come barzellettiere, okay? Qualcuno queste barzellette le saprà, però che se ne frega, insomma. Allora, chi è debole di cuore e non vuol sentire parolacce, posci. L'ho detto io. Allora, parto con la prima. Siamo in tempi, diciamo, di guerra, no? Finisce la guerra e un contadino, insomma, decide di andare a comprare la radio, perché tutti avevano la radio e lui non ce l'aveva. Sicché parte, va in città e dice: buongiorno, volevo comprare una radio. Dice: guardi, ci sono questi, costano 10.000 lire. 10.000 lire? Sono tanti soldi 10.000 lire. Dice: ci sono anche da un po' meno, ci sono da 6, da 7.000 lire. Dice: ma io ho un po' meno. Dice: ci sono anche quelle da 5.000 lire, da 4.000 lire. C'ho un po' meno. Dice: quanto c'è? Dice: c'ho 200 lire. Dice: guarda, va bene, ce l'ho una radio che fa per te, però io te la do, però io voglio buttartelo nel culo. Allora lui dice: vabbè, ho pur di portare a casa la radio, accetto. Sicché va dietro con questo commesso, si tira i pantaloni, fanno quello che devono fare, naturalmente, e mentre lui si tira su i pantaloni e si risistema, questo prende la scatola della radio, ci mette un mattone, lo mette in un sacchettino, e lui felice va a casa. Ma mentre era per la strada lì comincia a sentire un bruciore dietro, mamma mia il lavoro. Sicché arriva a casa, posa la bustina sul tavolo e dice alla sua moglie: Maria, Maria, io vado in bagno, E lei intanto si mette lì, apre questo va, apre la scatola. Dice: Mario, oh, e te l'hanno messo nel culo. Oh, era già detto la radio. Allora, c'è Superman, sapete tutti che è Superman, no? Superman decide di andare a fare una missione. Che parte per il cielo, arriva verso Livorno, c'è dei livornesi lì? Ah, ok, vabbè. Arriva verso Livorno e ti vede a Calafuria su uno scoglio, Wonder Woman nuda, a gambe allargate. Dice: toh, mentre vado a fare la missione gli do un colpetto e poi riparto. Sicché arriva lì giù, riparte. E lei: oi me, uomo invisibile, cos'è stato? Dice: ah, non lo so, ma mi brucia il culo. C'è un carabiniere, va a lavorare e lo passa a prendere un collega. Sicché dice: no, dice, riportami a casa perché mi sono scordato di prendere la pistola. Dice: sì, lascia fare, sapessi. È notte, svegli la tua moglie. Dice: ma io devo avere la pistola, perché se non c'ho la pistola non posso stare in servizio. Dice: va, fai piano, se no svegli la povera donna. Sicché lui arriva piano piano, mette la chiave nella porta, luce spenta, entra in casa e fa: mobile del telefono, porta della cucina, porta del bagno, porta della camera. Entra dentro, comodino, letto, questa è la mia moglie, questo sono io. Un carabiniere passa al collega, lo prende e lo porta a lavorare. Dice: torna indietro perché mi sono scordato una cosa importante. E cosa ti sei scordato? Mi sono scordato di cantare una canzoncina alla mia moglie. Ora voglio dire, si va a lavorare, c'è da cantare una canzoncina alla tua moglie. Dice: sì, perché io quando sorto di casa c'ho da cantargli una canzoncina. Io: la canterei stasera? No, io c'ho da cantargli la ora. Sicché questo ricina, ma la moglie nel frattempo aveva fatto entrare il ganso, naturalmente, e erano lì che si preparavano per tutte le loro cose, no? E lui: Maria, oh, cosa vuoi? Si affaccia alla vestaglia. Cosa vuoi? Dice: mi sono scordato di cantarti la canzoncina. Oh, vai, tu me la cantavi stasera, cosa vuoi che sia? E intanto il ganso ne pone più, no? E via, dai, dimmi che canzone vuoi che te la canto. No, guarda, me la potevi cantare anche stasera, era lo stesso, no? Capisci? Dai, via, dimmi la canzone vuoi. Intanto il ganso ne alza la gonnella, fischia un culo e fa: le no! Fratelli d'Italia. Dice: mamma mia, ho messo pulcini, mi sono morti tutti. Dice: come mai? Mi ha chiamato troppo fondi. C'è un ragazzo con una bomboletta spray, scrive su una serrata di una farmacia:
in questa farmacia vendano i preservativi buati. Passa un vecchietto. Scrivici anche che si piegano, eh! C'è un ragazzo che va a cercare lavoro. Cerca lavoro, va in un negozio, in un emporio. Dice, guarda, cerco lavoro. Dice, ma sai vendere? Dice, sì, mi ci provo, so vendere. Dice, allora ti faccio vedere come si fa. Entra una signora e dice, buongiorno, volevo Vetril. E questo padrone gli dà Vetril e pronto. Dice, scusi, ma io volevo solo Vetril. Dice, sì, però se lei pulisce i vetri e poi dentro si vede i mobili sudici, fa una bella figura. C'ha ragione, li compro tutti e due. Dice, vedi, si fa così. Entra un'altra signora e dice, volevo pronto. E lui gli dà pronto i vetri. Dice, dice, ma io volevo solamente pronto. Dice, signora, ma se lei pulisce i mobili c'ha vetri sudici, non ha senso. Dice, ha ragione. Dice, ora tocca a te, voglio vedere come sei capace di vendere. Che entra una signora e dice, buongiorno, volevo un pacco di assorbenti. E lui mi dà l'assorbenti pronto i vetri. Dice, ma io volevo solo l'assorbenti. Dice, signora, già che un po' di tromba pulisca la asa. Vi racconto l'ultima. Cioè, perché sennò ho paura che ci vogliamo ambulanza per andare a casa. C'è una ragazza bellissima, ma bella, 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 ma aveva un problema, gli puzzava il fiato. Sicché non andava mai a giro perché si vergognava, insomma. Allora dice alle sue amiche, ma è possibile che te per questo piccolo difetto stai sempre in casa? E vieni a ballare con noi, magari ti invita a ballare un bel ragazzo, o se beh stai zitta. Lei prende il coraggio e fa. Sicché si mette in fondo a questo locale un po' in penombra. Arriva il primo ragazzo, dice, scusa, vuoi ballare con me? Lei... Così, e questo poveraccio va via. Arriva un altro, dice, scusa, vuoi ballare con me? Permetti un ballo? Non più voglio, no? Allora a un certo punto arriva uno bello, sai, tutto col capello fonato anni 70. Sicché va da lei e gli fa, scusa, vuoi ballare con me? E lei, oh, non ce la faceva più, mi garbava. Dice, dice, senti, ma sei di questa città? Dice, ma che lavoro fai? Dice, ma quanti anni hai? Ma come ti chiami? Laura, è scureggiato? No, l'hai fatta un'altra! Alla camera mi suggerisce questa. C'è l'ultima, vado avanti. C'è un... sta finendo la guerra. C'è un contadino che sta vandando il campo. Passa uno e gli fa, hello, how are you? Che cazzo sta di questo qui? Perché questo continua a zappare? Il giorno dopo, questo lì che zappa, ripassa quello, hello, how are you? Dice, scusa, ma cosa stai a dire? Cioè, non lo sai, finisce la guerra. Ci hanno osservato gli americani, bisogna imparare l'americano. Dice, e come l'hai imparato? L'ho imparato, bene, l'ho ascoltato alla radio, ho imparato dalla radio. Dice, come? E metti alla radio e impari. Allora, mi compri la radio, per un giorno si chiama un negozio, non è quello di prima, eh? Ad un negozio, dice, sono comprare la radio, dice, guardi, ce l'ho da 10.000, dice, ti ho un mucchio di soldi, 10.000 lire. Dice, allora ce l'ho da 5, dice, no, sei troppi soldi, dice, guarda, in quel cestone là ci sono quelli da 200 lire. Veda lei, se trova qualcosa, che questo raspa un po', cerca la radio, porta a casa. Il giorno dopo è lì che zappa e passa questo, hello, how are you? E lui, shh.